Tredicesimo turno di Serie D, girone D che mette in archivio ben 24 marcature, nessun pareggio a reti bianche per una giornata che registra 5 successi interni, 2 esterni e 3 pareggi. Con l'immagine iniziamo con i derby, programma neri tra Rimini e Ravenna terminato per 1-1. Al gol di Mencaglia, 42esimo del primo tempo, con gli ospiti che recriminano per un fuorigioco, risponde Calì su punizione di Lussino al 71esimo della ripresa. Il Forlì liquida il progresso con uno stacco di testa di Ballardini al minuto 28. Pareggio per 2-2 quello tra Tritium e Samaurese, padroni di casa avanti con una pallombella di Scaramuzza. Nella ripresa al 66esimo Messina dalla bandierina colpiva il pallone di testa per il 2-0. Sembra chiusa invece la Samaurese, la riapre con Benedetti al 72esimo e addirittura la pareggia con una deviazione di testa del neoentrato per Federici. La Bagnolese torna a successo battendo il Real Forte Querceta. Guerra dal dischetto e Tezcop a fine primo tempo mandano i padroni di casa a riposto sul 2-0. Nella ripresa Grassi sigla dagli 11 metri i gol della bandiera. L'Agnanese si illude sul campo dell'ultima della classe andando avanti con Romeo al 75esimo, ma Cicali con un grande calcio piazzato ristabiliva la parità 10 minuti più tardi. Tra Carpi e Arcione la decide Calanca di testa a favore del Carpi all'ottavo del primo tempo. A chi pensava che Cicali avesse fatto il gol più bello di giornata non aveva fatto i conti con la gara Prato-Borgo-Sandonnino. Padroni di casa avanti con Maione direttamente dagli 11 metri. Finocchio in chiusura di tempo ristabiliva la parità in campo, ma al 79esimo Renzi Junior di rovesciata dava i suoi 3 punti pesantissimi, suo il gol più bello di giornata. A Sasso Marconi in mezzo all'ala sbaglia prima un penalty, ma nella ripresa trova il gol dei 3 punti con Rossi al minuto 56. Succede di tutto tra Serravezza e Fanfulla. Austone al 13esimo porta avanti i bianconeri, toscani che pervenivano al pareggio 2 minuti più tardi con il solito Benedetti, ma il Fanfulla trovava un doppio Laribi che tra il 28esimo e 44esimo siglava una personale doppietta. Nella ripresa Benedetti a 1 dalla fine firmava anche lui una personale doppietta che non evitava ai suoi la sconfitta. Giornata che sorride a Lentigione che si porta a meno 1 dalla prima battendo a domicilio la Correggese con un gol per tempo a cura di Formato al 36esimo del primo tempo e Sala al 79esimo.